Benvenuti e bentornati alla rubrica Lavorare al Centro, la rubrica televisiva di Centro Consorzio e Casa Artigiani Belluno. Un saluto a voi da Stefano Balbinotto, responsabile dell'organizzazione e dello sviluppo di Centro Consorzi e vice segretario di Casa Artigiani Belluno. Nella giornata di oggi vedremo due aziende nostre clienti di Centro Consorzi e soci di Casa Artigiani Belluno che illustreranno cosa fanno nella loro attività e poi avremo la possibilità di incontrare quattro servizi del Centro Consorzi. Ecologica 2006, 25 anni al vostro servizio. Non soltanto pulizia e spurgo dei pozzi neri, ma anche noleggio bagni chimici, sgombero neve, video ispezioni e pulizia approfondita di terrazze, muri e gallerie. È da sempre sinonimo di garanzia professionale, di rapidità di intervento e di serietà. Sentiamolo dalle parole dei due titolari, Carlin e Bellucco. Abbiamo cominciato a operare nel 99, siamo riusciti a costruire un portafoglio clienti abbastanza importante. A dicembre del 2006 ho dovuto cederla perché ho avuto un incidente a Longarone, mi hanno investito a piedi e quindi ho preso l'opportunità di dare l'azienda a due collaboratori che avevo assunti, che sono partiti con lo stesso nome ma con Ecologica 2006. Un'attività come questa vuol dire dare anima e cuore all'azienda. Non puoi pretendere di lavorare dal lunedì al venerdì, sabato o domenica, rimanere a casa. I clienti che ci chiamano nelle ore più disparate, nei giorni più disparati. Il servizio che noi diamo, che è veloce e tempestivo, lo diamo con tutto il nostro affetto che possiamo avere. La nostra professionalità ci permette di essere sempre all'avanguardia, abbiamo mezzi tecnologicamente avanzati, abbiamo i nostri collaboratori che sono preparati ad risolvere qualsiasi problema, riescono a trovare la soluzione a qualsiasi cosa gli si pone davanti. E anche il nostro servizio va anche oltre la provincia di Belluno. È la maggior soddisfazione per me, ma soprattutto per i miei collaboratori, quando mi chiamano e mi dicono abbiamo risolto il problema. MDB di Mirko De Bona, un'azienda storica nel tessuto bellunese, ormai con un'esperienza quasi quarantennale del suo titolare, che ha uno slogan: basta, usa e getta. MDB è sinonimo di riparazione di piccoli elettrodomestici e di televisori in provincia di Belluno. Sentiamo le parole e dalla visita in azienda MDB, Mirko De Bona. Noi siamo qui in via Mondin 11 dal 1999 e ci occupiamo di riparazioni elettroniche. Abbiamo iniziato ancora quando c'erano i classici televisori grandi, enormi, pesanti, e abbiamo lavorato sempre su tutto quello che è l'elettronica dell'intrattenimento domestico, quindi a quei tempi televisori, videoregistratori, videocamere, hi-fi, un sacco di cose, giradischi e via dicendo. Poi è iniziata quella che viene riconosciuta anche a livello nazionale, la crisi dei centri di assistenza, ovvero sono arrivate meno riparazioni da fare perché le persone pensavano il prodotto si è rotto, il televisore si è rotto, lo butto via, lo compro nuovo. Abbiamo cercato di porre rimedio a questo e ci siamo adattati a fare altre attività che abbiamo affiancato a quel po' di riparazioni che rimanevano in quel periodo. Poi, insomma, come dire, anche il pensiero nelle persone cambia, le esigenze cambiano e abbiamo cominciato a sentire nelle persone una frase nuova: non ho più voglia di buttare via le robe, non ho proprio più voglia di buttare via il televisore. Abbiamo proprio avvertito il passaggio dall'usa e getta al basta usa e getta. Le persone adesso ci riconoscono come quelli che risolvono i problemi. E ogni tanto capita ancora in riparazione i vecchi videoregistratori, gli amplificatori, i giradischi, tutto quello che noi chiamiamo la categoria vintage. Siamo veramente molto soddisfatti di questo passaggio, sia diciamo, interno alla nostra azienda che nella mentalità delle persone. Sono 25 anni di assistenza tecnica. Festeggeremo con un evento. Dalle 15 in poi del giorno 18 c'è la possibilità di entrare e vedere anche l'unità operativa. Alle 16 taglio del nastro e poi l'immancabile rinfresco. Questa settimana si è svolto un importante webinar molto seguito, eravamo una sessantina di persone, dal tema cyber security.
È l'ordine del giorno anche nei giornali di questi giorni. Vediamo diverse aziende del bellunese che sono state colpite da degli hacker. La risposta che sentiamo più spesso dire dagli imprenditori è: ma tanto a me non succede. Ma non è così, tutti noi prima o poi cadremo in questa trappola. Sentiamo dalle parole di Alessandro Curti cosa è venuto fuori da questo convegno e quali sono i principali passi da eseguire per poter avere un'azienda sicura con noi e con SCP. Parola a te, Alessandro. Buongiorno a tutti, sono l'amministratore delegato di SCP e sono felice di ritornare su questo schermo per parlare dell'evento che sicuramente ha accolto numerosi riscontri positivi e insieme al centro consorzio abbiamo deciso di dare seguito offrendo due pacchetti che possono essere utili alle aziende e agli artigiani per avvicinarsi alla sensibilità necessaria per affrontare il tema della cyber security. Il primo è lo chiamiamo score, effettivamente è un voto che si ottiene al termine di un'intervista e a una serie di vulnerability assessment che vengono fatti in automatico dalla piattaforma. Il costo è sicuramente abbordabile e attraverso l'intervista si viene a conoscenza magari di aspetti che non erano fino a quel momento giustamente curati per garantirne la sicurezza. Il secondo invece è CyberGuru ed è una piattaforma che ha molteplici aspetti. Il primo è un aspetto formativo, sono dei videocorsi di circa 20 minuti che durano un anno, e 20 minuti al mese, non di più, che durano un anno e permettono alle persone all'interno dell'azienda di qualificarsi per affrontare le minacce che ogni giorno ci circondano. Un'altra piattaforma invece molto interessante è la piattaforma di phishing, quindi una piattaforma che permette di testare all'interno della propria azienda quelle che possono essere le problematiche di ricezione di mail con contenuti nocivi. E infine una piattaforma che ha la Netflix, quindi video serie TV che permettono di far capire e mettere al centro l'utente in determinati momenti della sua vita in cui non si aspetta che possa essere soggetto a minacce cyber. Se volete essere contattati e siete interessati a questi servizi, potete contattare il centro consorzi o SCP e non mancheremo di presentarci in azienda per presentarvi le nostre soluzioni. Grazie. Come sapete, il Centro Consorzi si occupa di progettazione europea e abbiamo avuto una nomination agli Oscar, diciamo, del APE Agri per quanto riguarda l'Innovation Agri Awards 2024, in cui il nostro progetto potrebbe essere fra i vincitori. Vi chiediamo cortesemente se potete di darci una mano e votare per noi cliccando, o meglio inquadrando, questo codice QR che trovate qui a lato. Ma sentiamo dalle parole della dottoressa Antonella Tormen il percorso che è stato svolto in questi anni, quali sono state le ricadute e poi vedremo un video promozionale di questo progetto per poter anche darci il voto. Grazie mille Antonella, continua così, parola a te. Un saluto a tutti, sono Antonella Tormen, mi occupo all'interno di Centro Consorzi di progettazione e coordinamento di progetti finanziati nell'ambito del Fondo Sociale Europeo, del FESR, del PSR principalmente, e sono qui per parlarvi oggi di un progetto, Ship Up, che è un progetto che è stato finanziato nel PSR 2014-2020 in misura 16 cooperazione e che è stato selezionato tra i 30 migliori progetti europei nell'ambito dell'APE Agri, di questa rete, cioè europea per l'innovazione in agricoltura. Il progetto ha inteso accompagnare gli allevatori delle razze ovine venete, quindi pecora alpagota, lamon, fozza e brogna, in un processo di valorizzazione dell'allevamento e delle produzioni collegate, quindi principalmente carne, ma anche latte e lana, sia pure in misura minore. E attorno agli allevatori si sono riuniti una serie di ricercatori e consulenti con l'obiettivo proprio di realizzare un modello integrato di valorizzazione economica per la sostenibilità di questi allevamenti, un modello tra l'altro replicabile anche in contesti montani analoghi e diventa appunto interessante per questo.
Come vi dicevo, questo progetto è stato selezionato tra 30 finalisti, unico in Veneto, e quindi l'invito da parte nostra è di sostenerlo con un voto, perché ci sarà poi in Portogallo a inizio maggio la proclamazione del vincitore, e quindi c'è la possibilità di votarlo accedendo nell'apposita sezione dell'EIPAGRI. Potrete scoprire qual è questa sezione anche collegandovi al sito di Centro Consorzi, nelle news lo troverete, e votando, appunto, esprimendo il vostro voto per il progetto Ship Up. In questo modo sosterrete soprattutto gli allevatori e questo mondo meraviglioso ma complicato. E il monitoraggio degli animali al pascolo, utilizzando testimonianze, elementi storico-antropologici, materiali grafici, QR code e app per coinvolgere il consumatore in un processo di consapevolezza del valore delle produzioni, sia dal punto di vista economico che ecologico e di sostenibilità, in un territorio delicato e fragile, ma di grande valore ambientale, culturale e umano, di cui questi allevatori sono irrinunciabili custodi. E ora invece diamo la parola al presidente Giuseppe Pellegrini, presidente della Comunità del Cibo Montagna Bellunese, un'altra esperienza che nasce dalle viscere di Centro Consorzi e che ha visto l'impiego dal 2023 di diversi progetti fra la Regione Veneto e Veneto Agricoltura. Questa comunità del cibo ha l'intento di tutelare le caratteristiche della biodiversità presenti nel territorio bellunese e nel territorio montano. Questa esperienza nasce da 50 aziende, associazioni di tutela dei prodotti tipici bellunesi e associazioni di categorie, ma è una comunità aperta, quindi se volete avere delle informazioni contattate a questi numeri in sovrappressione o a questo indirizzo mail, verrete ricontattati proprio per dare la possibilità a tutti voi di poter aderire a questo progetto. Allora parola a te Giuseppe, grazie mille. Sono Giuseppe Pellegrini, presidente dell'Associazione Montagna Bellunese Comunità del Cibo e della Biodiversità. Questa associazione è nata un paio di anni fa su input della Regione Veneto, che assieme a Veneto Agricoltura ha voluto costituire all'interno della Regione tre comunità del cibo. Una di queste tre è appunto Montagna Bellunese. Cosa si propone Montagna Bellunese? Montagna Bellunese, con i suoi 50 e più associati, che sono costituiti da produttori agricoli, da trasformatori, da associazioni, vuole valorizzare la biodiversità che c'è all'interno del nostro territorio provinciale. Intendo biodiversità sia dal punto di vista vegetale che dal punto di vista animale. Dal punto di vista vegetale abbiamo fatto negli anni scorsi diverse ricerche anche con un altro progetto chiamato BioColalp nell'Alto Agordino, mentre per quanto riguarda la parte animale, in questi ultimi anni c'è stato un approfondimento e la valorizzazione degli animali in via d'estinzione con il progetto Ship Up. Il futuro, diciamo, è piuttosto interessante per la nostra associazione, in quanto abbiamo in programma alcune iniziative che saranno oggetto di finanziamento da parte della Regione Veneto. Porto comunque a tutti i telespettatori di Telebelluno i saluti da parte degli associati e confidiamo che ci siano sempre segnalazioni alla nostra associazione di eventuali ritrovamenti di specie particolari che vengono ancora oggi coltivate ma che non conosciamo. E con questo ultimo servizio termina anche oggi la rubrica televisiva di Lavorare al Centro, la rubrica di Centro Consorzi e Casa Artigiani Belluno. Un ringraziamento alle aziende socie di Casa Artigiani e anche clienti di Centro Consorzi Ecologica 2006 e MDB di Mirko De Bona per il sostegno che hanno fatto per poter mettere in onda questa puntata. Un ringraziamento anche ai miei colleghi per le interviste che hanno svolto, il lavoro eseguito. E vi ricordo però, prima di salutarci, tre eventi.
Il primo appuntamento è l'11 di maggio con scuola aperta a Sedico in zona industriale Gresal 5E. C'è la possibilità proprio l'11 di maggio di poter venire a visitare la scuola del legno, la scuola d'estetica, i laboratori e poter vivere da vicino quello che noi facciamo per i ragazzi che tramite il nostro impegno e tramite le nostre scuole possono arrivare ad una qualifica professionale. E invece il secondo e il terzo appuntamento sono dei seminari e dei webinar. Il primo webinar è sul turismo sostenibile dolomitico in montagna, grazie anche al consorzio turistico del Cadore. Il secondo appuntamento invece è le piante e l'acqua, è un seminario organizzato grazie all'associazione di tutela del fagiolo Gialet e il sistema di condotta Slow Food Belluno Feltre. Bene, allora adesso sì, mi basta soltanto salutarvi, vi ringrazio di averci seguito e ci vediamo alla prossima puntata dal vostro Stefano.